Un saluto a tutti. Oggi abbiamo una scheda da separare, una scheda di un iPhone 10. Vediamo quanto è la tempistica, così mi avete chiesto quanto tempo ci impiega per separare la scheda di un iPhone 10, ok? Intanto ho messo la scheda, io lo guardo sotto microscopio, ok? Vediamo quanto tempo ci impiega per separare la scheda senza rovinare le tracce, fare una separazione dal mio punto di vista corretta. Quindi faccio partire il nostro preriscaldatore, ok? E faccio partire il cronometro. Vediamo quanto tempo ci serve per fare questa separazione senza rovinare la scheda, ok? Sposto un po' così, che lo guardo bene io, lo vedo bene sotto microscopio, quindi vediamo. Io finora ho fatto varie prove, ne ho riparato un paio di iPhone 10. Dovrebbe, dai miei test, sono sui 4 minuti qualcosa che si può fare una separazione ottimale senza rovinare niente, ok? Dopo che ho separato le schede, vi farò vedere anche al microscopio come si presentano le tracce senza problemi. Ah, è partito questo da Google. Cosa vuoi Google? Sì, questi telefoni. Ho detto una parola, se ho detto una parola che Google lo sente, dopo fa partire il browser. E vabbè. Allora, vediamo quanto ci siamo su un minuto. Adesso non si può fare la separazione, ok? Serve un po' di pazienza, però dopo il risultato sarà ottimo. Va bene? Quindi aspettiamo. Ci avviciniamo a 2 minuti. C'è da dire che questo preriscaldatore funziona a 153 gradi, non scalda oltre, quindi è configurato così. Ci sono anche di quelli che li puoi configurare che costano un po' di più. Però è buono anche questo, è solo per gli iPhone 10, per le schede, quindi lo stagno che fonde a 138 gradi, quindi 153 gradi per riscaldare è proprio ottimo. Quindi non lo puoi configurare, non puoi cambiare la temperatura, va a questa temperatura, 153 gradi, già ho misurato prima quando l'ho acquistato mesi fa e quindi funziona a questa temperatura. Siamo a 2 minuti, quasi 3 minuti, dobbiamo aspettare ancora 1 minuto. Nel frattempo provo di muovere qua la scheda, vediamo se sì, un po' da questa parte si muove, quindi va bene. Stagno ha cominciato a fondere, quindi stiamo quasi per arrivare ai 4 minuti per poter risaldare la scheda, ok? Io preferisco sempre da questa parte rialzare la scheda o da questa, sono le due punti dove puoi far ribaltare la scheda senza problemi, ok? Adesso mi faccio un po' di leva sulla scheda, ok? Spengo il cronometro, ho spento il preriscaldatore.
quindi sposto un po' la scheda dall'altra parte e questo è tutto. Dopo vi farò vedere al microscopio come si presenta la scheda, tutti i contatti come si presentano senza problemi, quindi secondo me va bene così. Ok, adesso andiamo sotto il microscopio per guardare la scheda come si presenta. Quindi da questa parte vedete tutti i contatti sono perfetti, nessun problema. Ok, io guardo sul monitor, tanto ho il monitor grande davanti, quindi guardo sul monitor, è tutto ok. Ok, questo layer è a posto, non l'ho ancora, l'ho lasciato ancora sopra il scaldatore, e guardiamo l'altro layer. Ok, come si vede è tutto perfetto senza nessun problema. Ok, da questa parte a questa parte, quindi tutti i punti di contatto sono perfetti, nessun punto di contatto rotto, quindi direi che dal mio punto di vista è ok così, va bene.